Osservando, anche osservando un oggetto così minuscolo come un elettrone, l'osservatore deve spaccare questo vetro, deve raggiungerlo, deve prenderlo, deve installare il suo equipaggiamento di misurazione e quindi dipende da lui, dall'osservatore, se misurerà la posizione o la forza e la misurazione stessa cambia lo stato dell'elettrone. L'universo non sarà mai lo stesso dopo questa operazione. E per descrivere quello che è successo bisogna attraversare il vecchio mondo che definisce l'osservatore e cambiare questa definizione da osservatore a partecipatore o partecipante. E in qualche strano senso l'universo è un universo partecipato. Sì, questo nella scienza... Questa è una scienza, è il paradosso di Heisenberg, che era già presente in Gorgia d'Arentini, in antica Grecia, ovvero il fatto che la realtà non esiste, perché se esistesse non sarebbe comunicabile, in quanto Gorgia identifica nel linguaggio lo strumento di misurazione, mentre Heisenberg identifica nello strumento scientifico, che poi è la teoria. Però il link anche qui da cogliere è quanto la scienza sia legata all'arte, quanto la scienza quantistica sia una forma d'arte, perché continua a riprodurre metafore, quando l'artista sia chiamato esattamente come lo scienziato a decidere quali strumenti di misurazione usare per riuscire a codificare un nuovo mondo che può essere utile per la nostra realtà condivisa. Ok, so like I said, I'm going to trace this a little bit through my own experience because I don't want it just to be like academic. Back in the 60s, I was making, this before the computer, I was making work in which I wanted the viewer to make the work. So here you see two views of the same piece. It is four or five panels painted on, transparent panels, that you can slide back and forth behind each other. So that's a number of views of the same piece. In other words, the work only exists when you start moving the pieces around. So it's a participatory piece. Sì, adesso passiamo alla sua esperienza personale come artista. Questa è un'opera degli anni 60, quindi prima dell'avvento dei computer, e il dato particolare di questo approccio all'arte è che in questo senso lui voleva che fosse lo spettatore a creare l'opera d'arte, e quindi questo consiste, sono due vedute della stessa opera, che consisteva appunto in cinque pannelli di materiale trasparente che potevano scorrere. E l'opera d'arte esisteva, quindi diventava esistente nel momento in cui questi pannelli venivano mossi.